Buonasera, ci ritroviamo per un aggiornamento sulle questioni legate al Covid e per mettervi al corrente del numero dei contagiati sul nostro territorio. Però diventava doveroso anche un attimino fare questo comunicato per spiegare talune decisioni che sono state assunte negli ultimi giorni, anche alla luce di qualche polemica che è venuta a crearsi sui social. Io direi di partire però da una considerazione, che è quella che noi sindaci ci ritroviamo in questo periodo di pandemia a ad operare con una limitatezza di risorse a disposizione. Spesso dobbiamo far fronte alla nostra fantasia per affrontare le situazioni emergenziali e questo periodo a tutti quanti noi richiede un impegno continuo e incessante, e i sindaci diventano anche l'anello di congiunzione tra una comunità che si fragilizza sempre più e gli organi di governo, e spesso viene richiesta l'assunzione di decisioni che deve essere nello stesso tempo adeguata e repentina. Per di più, le ultime determinazioni a livello sovracomunale hanno poi costretto i sindaci a doversi assumere ulteriori responsabilità, perché se prima le decisioni venivano assunte anche da organi sovracomunali, adesso il tutto è demandato solo ed esclusivamente ai primi cittadini. Tant'è che l'unità di crisi regionale, nell'ultima comunicazione inviata ai sindaci, caldeggiava fortemente l'assunzione di determinazioni che in qualche modo privilegiassero, nei casi di criticità, l'avvio della didattica a distanza anziché quella in presenza. Sottolineavano anche che la diffusione del virus, soprattutto a livello di popolazione scolastica, era in forte e preoccupante aumento. E quindi mettevano in allarme i sindaci a monitorare continuamente e costantemente il proprio territorio al fine di assumere decisioni che privilegiassero la salute dei propri concittadini. So bene che noi avevamo fatto un comunicato qualche giorno prima attraverso il quale in qualche modo ritenevamo che non era necessaria l'assunzione di alcun provvedimento di chiusura delle nostre strutture scolastiche, anche in considerazione del fatto che avevamo dei dati probabilmente, non dico parziali, ma diciamo così datati, e anche in considerazione del fatto che il nostro accreditamento il sito Sinfonia messo a disposizione da parte della Regione Campania, il nostro accreditamento è avvenuto solo nella giornata di ieri, nella tarda mattinata di ieri. Ed allora, a fronte di un aumento rispetto agli ultimi dati che avevamo sentito anche il sindaco di San Vitaliano, abbiamo deciso di mettere questa ordinanza, perché noi oggi siamo in questa situazione. A livello di popolazione scolastica abbiamo 4 bambini in età scolare positivi secondo i dati ufficiali, mentre il Comune di San Vitaliano ne ha 8, considerando che il nostro è un istituto comprensivo, quindi abbiamo 12 persone che frequentano l'istituto comprensivo Omodeo Beethoven positivi. Se si considera che Saviano, che è una realtà molto più grande, ha assunto la stessa decisione con più o meno lo stesso numero di positivi, e allora si giustifica e si capisce per quale motivo sia stata assunta questa decisione. Perché si ragiona in termini comunitari con San Vitaliano, come ho detto prima, perché c'è anche commistione tra, ci sono docenti che insegnano nella scuola di San Vitaliano, nella scuola di Cisciano, ci sono alunni che frequentano la scuola ospiti del Comune di San Vitaliano. Insomma, c'è questa commistione, come ho detto prima, che quindi ci spinge tutti quanti noi, ormai i due sindaci, a prendere delle decisioni con
quindi per preservare i nostri ragazzi, ma le nostre comunità, è stato deciso di assumere questa decisione, anche in considerazione del fatto che c'era stato, noi eravamo a conoscenza di solo qualche positivo, essendoci stato questo aumento che noi consideravamo preoccupante, abbiamo deciso quindi di chiudere le scuole, e questo consentirà un periodo di isolamento a tutti quanti e non potrà che far bene, credo, alle nostre comunità. Per quanto riguarda il numero invece dei positivi sul nostro territorio, nella sua interezza, noi oggi siamo a 21 casi positivi. Questo è un dato sotto certi aspetti che ci fa ben sperare e che credo sia da ascrivere e sia merito dell'atteggiamento collaborativo da parte vostra, da parte di voi cittadini. Noi speriamo solo che gli organi sovracomunali, all'interno dei protocolli sanitari che andranno a prendere regionali e nazionali, vorranno tenere più in debita considerazione le comunità locali al fine di prevenire al meglio la salute collettiva. Quindi io penso di non dover aggiungere altro se non chiedere scusa per qualche disagio che inevitabilmente questa decisione comporta, ma è una decisione che viene presa, come ho detto prima, nell'ottica di preservare e tutelare la salute della nostra comunità e dei nostri concittadini. Arrivederci e a presto per ulteriori aggiornamenti. Speriamo che siano positivi.